Gianni Moscon, uno degli atleti più attesi da queste parti per l'ultima tappa del Giro del Trentino, sono i tuoi luoghi? Sì, queste sono le strade dove mi alleno abitualmente, perché io abito proprio qua in Val di Non, a Livo. Sì, più atteso, magari le attese sono tante, però non so effettivamente quelle che possono essere le mie potenzialità in questa tappa, perché il livello è comunque molto alto e c'è un ritmo diverso qua rispetto ai tra i dilettanti. Comunque io oggi cerco di dare il massimo. Queste due tappe di montagna che hanno preceduto la tappa di oggi mi sono cercato di risparmiare il più possibile, tanto sapevo che non potevo essere sicuramente competitivo e non so oggi cosa riuscirò a fare, però darò tutto, cercherò di onorare la maglia. Cosa ti aspettavi e qual è il bilancio sinora di questo tuo Giro del Trentino? Ma mi aspettavo sicuramente che fosse duro e il livello fosse alto, e infatti si è confermata la cosa. E qui i ritmi sono veramente molto diversi rispetto a quelli che ci sono tra i dilettanti. Il bilancio è sicuramente positivo perché mi ha permesso di fare esperienza e poi è sicuramente un buon allenamento anche in vista delle prossime gare tra i dilettanti. Cosa proporrà per te il 2015 dopo questa esperienza? Non so, adesso sarò impegnato in un altro appuntamento di Coppa delle Nazioni con la maglia della nazionale in Repubblica Ceca a fine maggio, e poi farò un periodo di stacco per rifiatare un po' e preparare la seconda parte di stagione. Oltre a Gianni Moscon, un altro nome per il futuro del ciclismo azzurro, se potessi sceglierne uno? Ma non so... Non so, sinceramente non saprei, non mi sbilancerei neanche sul mio, sinceramente, però dai, ci sono molti dilettanti anche che vanno forte, e non so, un nome secco non so proprio cosa dire.